c'è proprio la voglia di far entrare lo spettatore dentro i luoghi. Sì, perché credo che il cinema abbia questa potenza straordinaria di permetterci di fare un viaggio nel tempo, nello spazio, nei luoghi, nelle emozioni, no? E tanto più c'è una corrispondenza, diciamo, direi una verità nell'ambito del luogo che costruisci, o comunque tanto più il luogo che costruisci dà una certa sensazione, o che scegli anche un paesaggio, dà una certa sensazione emotiva, tanto più questa sensazione poi nel resto dell'evoluzione magari di un dialogo, eccetera, entra a far parte dell'insieme. Noi siamo quello che siamo quando parliamo, ma noi siamo anche in relazione all'ambiente che frequentiamo, alla nostra casa, il nostro specchio, la macchina, i nostri oggettini messi sopra la finestra, i posti dove andiamo, no? Quindi in questo c'è sempre stata una cura, perché credo che l'ambiente racconta tanto quanto raccontano le parole, le nostre espressioni, soprattutto a livello emotivo. Ecco, diciamo che una cifra che credo caratterizzi abbastanza tutto il mio lavoro è proprio quella di camminare quasi più sulle emozioni che sulle parole. Sì, anche le parole contano, però il percorso che io faccio è spesso legato a sensazioni emotive, a cose che succedono, che trasferiscono delle emozioni. E i luoghi fanno parte di questo. Per cui, prima di sentire se c'è già qualche domanda, torno in campo Fredo Valla, che insomma è assente, ci dispiace, con cui hai collaborato praticamente sempre. E allora anche lì la sceneggiatura, questo film molto lungo, non poteva non esserlo per certi aspetti, perché doveva avere un certo respiro, non una frenesia di racconto. Quindi il lavoro che avete fatto di sceneggiatura è stato sugli ambienti, sui personaggi, sulla fedeltà al libro, ma sulla concentrazione nei confronti di un'epoca particolare, e pur sono tanti anni, e i luoghi di cui abbiamo fatto cenno. Quindi è stato un lavoro di sceneggiatura giustamente premiato, ponderosissimo, suppongo, complicato, cadenzato, cioè avete messo molto tempo. Ci abbiamo messo tempo, anche perché questo è un film che, diciamo, doveva nascere qualche anno fa. Poi, come succede certe volte nei film, ci si pianta, non si riesce a trovare o la produzione, oppure c'è la produzione ma poi non si è d'accordo su alcune cose, si rimandano le... insomma, siamo arrivati a far passare, non scherzando, quasi 10 anni, no? Dalla prima idea, dalla prima lettura del romanzo. Questo è un problema da un certo punto di vista, ma un grande vantaggio in un lavoro così complesso, perché comunque hai necessità certe volte di sedimentare, perché la storia del mondo cambia tanto, e quindi magari l'accento che tu volevi dare su una data cosa risulterebbe non contemporaneo, non attuale, no? E invece è più importante porre in luce qualcos'altro. Quindi sulla base di questo abbiamo man mano sviluppato, adattato il percorso e siamo arrivati a questa dimensione qui. Ti dirò che mi sarebbe piaciuto, perché capisco magari la difficoltà che hanno certi spettatori, anche solo nell'approccio del dire vado a vedere un film, quanto dura? 3 ore? Ultimamente, guarda, anche i super maestri si stanno allungando, insomma, si stanno tutti allungando, e questo... secondo me è interessante, perché in alcuni casi questo ci permette di raccontare, diciamo, in modo più completo storie che altrimenti non ci starebbero, diciamo così, no? Come inserire un chilo di marmellata in un barattolino da 90 minuti di Cicocchiani, che dicevo. Esatto. Però, come dire, questo sta accadendo. Comunque io per primo vi confesso che nel momento in cui abbiamo scritto avevamo stimato una durata minore del film. Poi, nella realizzazione, nella messa in scena, nelle cose, pur asciugando anche il montaggio il più possibile, venuto fuori un film di 3 ore. E buona compagnia negli ultimi anni. Sì, no, ma al di là della compagnia, l'importante è che la gente non si sia stufata. No, non mi pare dall'applauso che c'è stato anche più forte di questo, perché erano più persone.